Completiamo quanto visto la volta scorsa riguardo la quantità di moto. Scrive un accidente di niente. La quantità di moto è definita come il prodotto tra la massa e la velocità. Ok? E abbiamo visto che se mettiamo insieme questa definizione più i principi della dinamica otteniamo il fatto che se la risultante delle forze esterne a un sistema, non importa quanto complesso, è zero, cioè la somma delle forze attribuibili a oggetti esterni al sistema è zero, allora la quantità di moto totale del sistema non cambia. Teorema di conservazione della quantità di moto totale. Se invece le forze esterne non sono nulle, allora la quantità di moto cambia. Se lascio cadere questo sasso, il mio sistema è questo gessetto, su questo gessetto la risultante delle forze esterne non è zero, c'è la forza di gravità e la forza d'attrito con l'aria e quindi la sua quantità di moto cambia. Però se invece io considero il sistema, il gessetto e la terra, allora la forza dovuta al peso del gessetto è dovuta alla terra, quindi il sistema terra più gessetto ha una quantità di moto totale che non cambia, perché la terra attira il gessetto ma anche il gessetto attira la terra. Solo che l'accelerazione della Terra è molto più piccola perché la massa della Terra è enormemente più grande. Ok? Ma il sistema globalmente ha una quantità di moto totale che non cambia. Perché le forze esterne a questo sistema hanno risultante nulla. D'accordo? Grazie alla quantità di moto si può, non so se l'avevamo già fatto, ditemi se sto intervenendo oppure no, formulare il secondo principio della dinamica nel modo in cui l'aveva formulato Newton. F uguale a m per a è una semplificazione. Newton non ha mai detto che la forza è uguale alla massa per l'accelerazione. Perché? Beh, facciamo il percorso a ritroso. Avete imparato F uguale a m per a, ma l'accelerazione è la variazione della velocità nell'intervallo di tempo delta v su delta t. Quindi per esempio la velocità nell'istante 2 meno la velocità nell'istante 1 fratto t2 meno t1. Ma se moltiplico per la massa, se faccio questo prodotto, ho md2 meno md1 su, diciamo, delta t. Questo è la quantità di moto nell'istante 2, prodotto per massa e per velocità, meno la quantità di moto nell'istante 1, massa per velocità. Questo posso benissimo riscriverlo come la variazione della quantità di moto nell'intervallo di tempo. Questo è il secondo principio della dinamica. La forza è data dalla rapidità istantanea con cui cambia la quantità di moto, siccome nel tempo cambia la quantità di moto di un oggetto, che è uguale a massa per accelerazione solo in quei sistemi che hanno massa costante. In aria reazione questo non è vero, perdono carburante man mano che vanno avanti, la loro massa cambia. Se poi moltiplico a destra e a sinistra per l'intervallo di tempo durante il quale la forza agisce, fatemelo riarrangiare, ho questa relazione. La variazione della quantità di moto è uguale al prodotto tra la forza
imposta costante in questo caso, per l'intervallo di tempo durante il quale la forza agisce. Questa grandezza prende anche il nome di impulso I, ed è un vettore. Quanto è di moto dopo meno quanto è di moto prima dell'azione della forza. Questa relazione, il fatto che l'impulso è forza per intervallo di tempo, prende il nome di teorema dell'impulso, che non è altro che un altro modo per enunciare il secondo principio della dinamica. Prego? Come si chiama il teorema? Teorema dell'impulso. Questa scritta, che ripeto, niente di nuovo, è solo un altro modo di scrivere questa. Solo il fatto è che la variazione di quantità di moto si chiama anche impulso. E si chiama questa relazione teorema dell'impulso. Che dice l'impulso di una forza è pari al prodotto della forza per l'intervallo di tempo durante il quale la forza agisce. Se la forza è costante, se non è costante, l'espressione si modifica leggermente, vedremo l'anno prossimo come. Ok? Scusa! Adesso mi sveglio. Posso cancellare? Grazie. Supponiamo, l'altra volta l'abbiamo visto un po' in fretta forse, ditemi se è il caso, vi ripeto che lo rifaremo non appena avremo la lima a disposizione. Se abbiamo due carrelli, uno e due, se due carrelli si scontrano e rimangono appiccicati, in base alle velocità con cui si muovono di 1 e di 2 prima dell'urto, possiamo determinare la velocità con cui si muovono dopo l'urto, posto che sono agganciati, che quindi è la stessa. Okay. Ma se non rimangono agganciati, se rimbalzano l'uno contro l'altro, continua a valere la legge di conservazione di quantità di moto, perché le forze esterne sono zero, posto che io possa trascurare l'attrito. Allora la conservazione di quantità di moto mi dice che m1v1 più m2v2 è uguale a m1v1 primo, intendendo questa dopo l'urto, poi il primo e dopo l'urto, più m2v2 primo. Queste grandezze le conosco, ok? Queste? No, ho due incognite. Se i corpi non rimangono agganciati, se rimbalzano, prego. Quell'equazione, ahimè, non la posso risolvere, perché è un'equazione con due incognite, ciccia, non è determinata. Ma il carrello lo sa che velocità deve muoversi. Che cos'è che determina il valore della velocità dopo l'urto? L'urto stesso? Sì, ma c'è un'altra caratteristica dell'urto che qui non è considerata, ma che c'è, l'ho vedrata un attimo, che fissa, che determina, che rende determinata l'evoluzione del sistema. La spinta di un carrello sull'altro. Terzo principio, arriviamo lì. Tu prendi il libro, che non è una buona tecnica, ma insomma, e guardi il capitolo precedente, cosa c'è scritto? Qual è il titolo del capitolo? Non è una buona tecnica, un fisico non farebbe mai così, però. Ma non credete, si perdona tutto. L'energia. È l'energia che ci dà la seconda equazione. Qui questa ci dice che la quantità di moto totale prima e dopo l'urto è la stessa. Se l'urto è un urto ideale, dopo tra l'altro vediamo in che senso ideale,
allora magari anche l'energia cinetica prima dell'urto è la stessa dopo l'urto. Le energie cinetiche si conservano, l'energia si conserva nell'urto ideale. Che significa urto ideale? Significa l'urto nel quale che non comporti deformazioni permanenti. L'urto tra due automobili, ahimè, non è mai ideale. Per questo in carrozzieri, campare. Che durante l'urto le auto si deformano. Quindi parte dell'energia cinetica iniziale viene spesa per deformare la carrozzeria delle auto, quindi quella finale non è identica a quella iniziale, l'energia cinetica, attenzione. D'accordo? Se l'urto conserva anche l'energia cinetica, parlo di urto elastico. L'urto è elastico o ideale se l'energia cinetica si conserva. Cioè l'energia cinetica totale dopo l'urto e quella prima dell'urto hanno lo stesso valore. I singoli oggetti cambiano l'energia perché cambiano di velocità, ma il totale, in quanto totale, è lo stesso. Quindi se l'urto è ideale o elastico, allora un mezzo M1 V1 alla seconda più un mezzo M2 V2 alla seconda vale un mezzo M1 V1 primo alla seconda più un mezzo M2 V2 primo alla seconda. Adesso ho due equazioni in due incognite. Posso risolvere il sistema. In generale l'urto anelastico è tale perché l'energia totale, l'energia cinetica, perdono, non si conserva. Quindi l'energia cinetica dopo l'urto è, chiamiamo F, una frazione dell'energia cinetica prima dell'urto, con F più piccolo di 1. Parte dell'energia cinetica iniziale va perduta, non viene recuperata. Ok, l'urto si chiama totalmente anelastico quando la perdita di energia cinetica è massima, che è il caso in cui quando i corpi rimangono agganciati l'uno con l'altro. Qui ho la massima perdita possibile, compatibilmente con la conservazione della quantità di moto, dell'energia cinetica. Se l'urto è elastico, F è uguale a 1. Ok? Noi risolviamo il caso dell'urto elastico, cioè quando l'energia cinetica prima e dopo l'urto è la stessa. Supponiamo di conoscere le velocità dopo l'urto, cioè prima, cioè V1 e V2, vogliamo conoscere V1 primo e V2 primo, in generale. È chiaro qual è il problema? Allora, la seconda equazione posso moltiplicarla per 2, così mi tolgo di un mezzo. Mi moltiplico per 2 e semplifico di un mezzo, che è l'apertura di un fattore che non mi aiuta nella soluzione. Poi qui mi viene più comodo per la soluzione del problema se al di là e al di qua dell'uguale ho grandezze che riguardano lo stesso oggetto. Cioè se a sinistra ho tutto ciò che riguarda il corpo 1, a destra ho tutto ciò che riguarda il corpo 2, sia sopra che sotto. Quindi riscrivo il sistema come M1 V1 lo lascio di qua, porto M1 V1 primo a sinistra, quindi ho meno M1 V1 primo, quindi poi ho M2 V2 primo meno M2 V2. Ok? Stessa cosa sotto, supponete che ho già semplificato per 2, M1 V1 quadro meno M1 V1 primo quadro è uguale a M2 V2 quadro meno M2 V2 primo quadro. Non è la nostra. Tutto chiaro fin qui? Qui adesso abbonatemi un po' di gesso
Il passaggio successivo raccolgo M1 a sinistra e M2 a destra. Quindi posso scrivere così, salute. Non si legge un brachè su Scalavagno. M1 per parentesi V1 meno V1' è uguale a M2 per parentesi V2' meno V2. Ok? E sotto avrò M1 per V1 alla seconda meno V1' alla seconda, M2 per V2 alla seconda meno V2' alla seconda. Ok? Ma questo mi dice qualcosa? V1 alla seconda meno V1' alla seconda? Non vi ricorda niente? Eureka! È un prodotto notevole. Quindi questa parentesi posso scriverla come V1 più V1' per V1 meno V1'. Questa posso scriverla per V2 meno V2' per V2 più V2' con gli M2 e M1 davanti. Differenza di quadrati. Adesso immaginate di fare questa. Se questa grandezza è identica a questa, così come sopra, che la grandezza a sinistra è uguale a quella grandezza a destra, supponete di fare un rapporto, perché quella che è sopra è contenuta anche sotto. Vedete M1, V1 meno V1' c'è già qua. Se faccio il rapporto, semplifico l'M1 con l'M1, il V1 meno V1' con questo, e mi rimane, quindi se faccio l'equazione 2 diviso l'equazione 1, ottengo a destra e a sinistra, qui mi rimane V1 più V1' è uguale a V2 più V2'. Cioè rimane qui questa parentesi e qui questa. No, qual è la? Questa è l'equazione 2, questa è l'equazione, pardon, 1, che è scusa. Cioè quella dell'energia diviso quella della quantità di moto. Ma questo mi dice una cosa molto importante. Attenzione, ci siamo arrivati indipendentemente dalle due masse, M1 e M2 possono essere qualsiasi cosa. Solo nell'ipotesi che l'energia cinetica si conservi. Perché? Torniamo indietro. Mettiamo a sinistra le quantità prima dell'urto e a destra quelle dopo. Oh, V1 meno V1 meno V2 è uguale a V2' meno V1'. Ho spostato quelle col primo da una parte e quelle senza il primo dall'altra. Ma V1 meno V2 che cos'è? Fisicamente che significato ha? Ma è riferito a due oggetti diversi, attenzione, non è un delta V, non è la velocità dello stesso oggetto in due istanti diversi, è riferito a due corpi diversi. È la velocità che hanno i due oggetti nel momento in cui si scontrano. Beh, in un certo senso, dillo meglio. Facciamo un esempio che non c'entra. Se io ti dico che cammino per la strada e mi muovo di, che ne so, 3 metri al secondo. Ok, poi c'è un atleta davanti a me che ne fa di 10 di metri al secondo. D'accordo? Che cosa rappresenta 10 metri al secondo meno 1 metro al secondo? La sua velocità meno la mia. Io lo vedo avvicinarsi a me o allontanarsi? Perché 10 meno 1 è positivo, quindi la nostra distanza aumenta. Questa differenza è la velocità relativa del corpo 1 rispetto al corpo 2. Qui invece è il segno opposto.
questa è meno V1' meno V2'. Quindi durante l'urto, o per effetto dell'urto, la velocità relativa di un corpo rispetto all'altro, per effetto dell'urto, semplicemente si inverte. Immaginate la pala lanciata sul muro. Il muro ha una massa infinitamente più grande della palla. Cosa fa la palla? Torna indietro esattamente con la stessa velocità. Non fa altro che cambiare di verso. Se lo lanci sul muro, verso il muro con 20 metri al secondo, questo ti torna indietro con meno 20 metri al secondo. Cambia solo la velocità. Questo vale in generale, non perché la palla è più piccola. Qualunque siano gli oggetti in gioco, l'urto fa sì che le velocità relative si invertano. Questo è un primo grosso risultato. Da qua non si capiva. Attenzione, qualunque siano M1 ed M2. Se l'urto è elastico. Ma non abbiamo ancora risolto il problema, perché noi volevamo sapere V1' e V2', qualunque siano V1 e V2. Ora cosa facciamo? Beh, da qui risolvo rispetto a V2', per esempio. Questo mi dice che V2', vedetelo nell'altro senso, vale V1 più V1' meno V2. Okay. Questo lo sostituisco per esempio nella prima equazione, che è di primo grado. Quindi al posto di V2' metto questa espressione e ottengo M1V1 più M2V2 uguale a M1V1' più M2 per V1 più V1' meno V2. Ho semplicemente sostituito V2'. Tolgo le parentesi, M1V1 più M2V2 più M1V1' più M2V1 più M2V1' meno M2V2. Adesso ho un'incognita sola. L'incognita è V1'. Tutto il resto è noto in questa equazione. Quindi raccolgo queste due grandezze per V1', questa e questa, le sposto a sinistra e il resto a destra, quindi ho meno M1V1' meno M2V1' è uguale a meno M1V1 meno M2V2 più M2V1 meno M2V2. Cambiamo segno a tutto, quindi più meno più. Qui raccolgo V1, ho la somma delle masse, M1 più M2V1'. Qui V1 ce l'ho qui e ce l'ho qui, quindi raccolgo un V1 anche lì e ho M1 meno M2V1 e poi ho M2V2 più M2V2 più due volte M2V2. Abbiamo finito. C'è ancora un passaggetto. Adesso un po' di aria. Scrivo qua sotto anche se non ho molto spazio. Ma dopo lo riscrivo là sopra. Non cancello niente, non ti preoccupare. Quindi V1', cioè la velocità del primo oggetto dopo l'urto, vale il rapporto tra la massa dello stesso oggetto M1 meno la massa dell'altro, M1 meno M2, fratto il totale delle masse, M1 più M2, per la velocità dello stesso oggetto prima dell'urto, V1, più due volte la massa dell'altro oggetto, fratto il totale delle masse, per la velocità dell'altro oggetto.
per avere l'altro valore V2' non fate altro che scambiare 1 e 2. Quindi V2' sarà uguale a M2 meno M1 V2 più due volte M1 per V1 fratto M1 per M2. Come le equazioni sono perfettamente simmetriche nell'1 2, per avere l'altra soluzione non fate altro che scambiare l'1 col 2. Sistemi simmetrici si chiamano. Ok? La riscrivo qua sopra. V2' vale M2 meno M1 M2 più M1 V2 più 2 volte M1 M1 più M2 V1 questa là insomma. Guardiamo un caso semplice particolarmente interessante. Che succede durante un urto elastico tra due particelle uguali della stessa massa? Beh, se M1 è uguale a M2, questa parte è zero. La differenza delle masse è nulla. Se le due masse sono identiche, due volte M2 su M1 più M2 quanto fa? 1. Quindi V1' è uguale a V2. Qui è identico, questa va via, V2' è uguale a V1. Le particelle si scambiano a velocità. La velocità dell'una viene trasferita all'altra. Cioè idealmente è come se si attraversassero, siccome hanno la stessa massa, sono indistinguibili. Si scambiano velocità, è come se passassero l'una attraverso l'altra. Si scambiano di rigore. Quindi prendici le mani. Perfetto. Posso cancellare? Proviamo a fare qualche esercizio. Dobbiamo fare questo esercizio. Un carrello questo è il carrello 2, il carrello 1 che ha una massa di 250 grammi, è un carrello elettrico praticamente. Si muove sul binario alla velocità V1 di 1,2 metri al secondo. Dopodiché viene tamponato da un altro carrello che ha una massa M2 pari a 150 grammi, un po' più piccoletta, alla velocità V2 di 2 metri al secondo. Dopo l'urto, la velocità del primo carrello, di 1', vale 1,8 metri al secondo. Domanda, qual è la velocità del secondo carrello dopo l'urto? Domanda, l'urto è elastico.
dell'energia cinetica si conserva? Ma qui è un caso semplificato rispetto a quello di prima, perché sappiamo in anticipo qual è la velocità di uno dei due carrelli dopo l'urto. Per trovare la velocità di seconda è sufficiente scrivere la conservazione della quantità di moto totale. Cioè m1 v1 più m2 v2 uguale m1 v1 primo più m2 v2 primo. L'unica incognita qui è questa, quindi la risolvo rispetto a v2 primo e ho v2 primo che vale, divido tutto per m2, quindi ho m1 fratto m2 v1 più v2 meno m1 fratto m2 v1 primo. Quindi m1 250 grammi diviso 150 per v1 che è 1,2 metri al secondo più v2 2 metri al secondo meno m1 sempre 250 grammi fratto 150 per il primo 1,8. Diviso 150 fa 5 terzi. 1,2 12 decimi, quindi diviso 2 8 quinti, 2 quinti, qui invece ho 6 18 diviso 2 9 quinti, quindi abbiamo 5 terzi per 8 quinti, no, perché non 8 quinti, bensì 6 quinti metri al secondo più 2 metri al secondo meno 5 terzi di 9 quinti al secondo. Abbiamo 2 metri al secondo meno, più anzi 2 metri al secondo meno 3 metri al secondo totale. La velocità del secondo carrello è di 1 metro al secondo. Beh, andiamo a vedere se si conserva l'energia cinetica totale. Prima dell'urto, dove posso scrivere? Posso cancellare? Devo provare. Cinetica prima che avvenga l'urto è 1/2 m1 v1 al quadrato più 1/2 m2 v2 al quadrato. La massa va in chilogrammi, attenzione, quindi ho 1/2 m1 che è 250,25 kg per v1 1,2 metri al secondo più 1/2 0,15 kg per 2 metri al secondo. Quindi abbiamo 0,25, possiamo scriverlo come un quarto di kg, 1,2
Abbiamo visto prima che erano 6 quinti, quindi 36 venticinquesimi uno quadro se quadro, 0,15 invece è 15 centesimi, quindi 3 su 20 chilogrammi, 4 metri quadrati secondo me. Quindi abbiamo, qui viene 1, qui viene 9, 4, 1, 5, 9 su 50 joule più 3 viene 24 joule. Dopo l'urto, la cinetica dopo l'urto è sempre un mezzo della massa, un quarto di chilogrammo, di 1 primo e 1,8 metri al secondo al quadrato, più un mezzo, 0,15 è 1,30 centesimi, 3 ventesimi di chilogrammo per un metro al secondo al quadrato. Quindi otteniamo, qui c'è 1,8, e quindi un metro per un quarto per 21 venticinquesimi joule più 40 joule, e viene 400 200 più 5 per 125 per 1,8 alla seconda più 5 per 15 per 1 0,48 joule, e qui vediamo, facciamo il calcolo, 0,5 per seconda più 0,48, facciamo così, se non ero il calcolo prima, li controllate, anche qua sono 0,48. Quindi l'urto è elastico. Media totale, cinetica totale si conserva. C'è, ci sono alcune domande date in diversi test di ammissione all'università. Una dice: in un urto fra due corpi resta costante
A, la quantità di moto totale, B, la quantità di moto di ogni singolo corpo, C, l'energia cinetica totale, D, la somma di energia cinetica e potenziale, ed E, l'energia cinetica di ogni singolo corpo. In un urto tra due corpi, non specifica altro, quindi un urto qualsiasi, dice, si conserva o rimane costante la quantità di moto totale, la quantità di moto di ogni singolo corpo. Questo è sicuramente falso, perché? Perché se c'è un urto, la velocità di entrambi i corpi cambia, quindi ciascuno dei due subisce una forza, la quantità di moto cambia. Quindi B è falso. C, l'energia cinetica totale è vero solo se l'urto è elastico. E D, energia cinetica potenziale, idem come sopra. Ed è l'energia cinetica di ogni singolo corpo, falso, perché la velocità cambia, quindi l'energia cinetica di ogni singolo corpo cambia, quindi resta costante solo la quantità di moto totale. Okay.